Hey la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Se mi conoscete da un po' di tempo sapete che sono rimasta senza auricolari perché quelli che avevo prima si sono rotti e ovviamente stavo aspettando l'offerta giusta su Amazon per poterne ricomprare un altro paio. E quell'offerta è arrivata, infatti ho ordinato un paio di auricolari che mi arriveranno oggi. Quindi ragazzi, oggi ci troviamo in un nuovo episodio degli unboxing. In realtà, quando sto registrando questo video è il giorno prima dell'arrivo degli auricolari, quindi lo continuerò poi domani. Però ci tenevo un attimo a fare queste clip introduttive proprio perché ho tutta la casa per me, per fortuna, perché sono scesi praticamente tutti quanti e quindi volevo fare un attimo di clip un po' diverse in giro, così che non vedete solamente camera mia per tutto il video. Comunque sia, ragazzi, gli auricolari che ho preso sono i Ludos Clamor. Io prima avevo i Ludos Ultra e mi sono sempre trovata benissimo con i loro prodotti. Ovviamente per il prezzo degli auricolari la qualità è davvero buona, i materiali sono buonissimi e non potevo chiedere di meglio. Sono davvero comodi, infatti quando li metti alle orecchie non li senti praticamente, infatti certe volte mi dimenticavo addirittura di averli e ho rischiato tantissime volte di portarmi appresso il computer perché praticamente li avevo alle orecchie, mi alzavo e cercavo di andarmene. E quindi. Comunque gli auricolari in questione sono durati un anno dopo che li ho praticamente distrutti perché li facevo cadere a terra, non volendo ovviamente, non è che lo facevo apposta. Poi, dato che avevano il magnete dietro, quindi si attaccavano. Li attaccavo ovunque alle parti magnetiche, li ho portati in giro, il filo sempre aggrovigliato perché ovviamente ce l'avevo nelle tasche, eccetera. Quindi sono davvero rimasta colpita della qualità di questi auricolari e ho deciso di prenderne un altro paio proprio da loro. Quindi, come vi ho detto, io ho il modello Ludos Ultra e adesso ho ordinato i Ludos Clamor. In realtà non so quali siano le differenze tra i due perché poi non mi sono andata a informare più di tanto. Però sono sicura che sarà comunque un ottimo prodotto. E niente, ragazzi, prima di lasciarvi all'unboxing di questo prodotto, vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistarli. Ovviamente è un referral link, quindi se utilizzerete quel link che trovate nella descrizione e fate l'ordine, a me arriverà una piccola percentuale, ma voi non andrete a pagare nulla di più. Tra l'altro vi comunico che sul canale Telegram che trovate sempre in descrizione condivideremo presto offerte e magari anche qualche coupon sconto se riusciamo ad ottenerlo dalle aziende. Però ovviamente per ottenere coupon sconto di solito ci vuole un numero elevato di iscritti che né io né Antonio abbiamo al momento. Quindi è per questo che ogni volta vi ricordo di iscrivervi al canale in modo da supportarmi e in modo da permettermi di darvi anche a voi dei vantaggi. Quindi niente ragazzi, io direi che possiamo davvero concludere qua questa intro perché altrimenti il video dura 56 secoli e quindi vi lascio direttamente all'unboxing a domani mattina. Ah già, ma prima non potevo non farvi vedere questo bellissimo tramonto. Ha delle linee violette, diciamo, che però non riesco a farvi vedere perché lo smartphone non mette tanto a fuoco purtroppo. Perfetto ragazzi, è il giorno dopo e mi è arrivato il pacchettino atteso. Quindi direi che lo andiamo ad aprire e cambio inquadratura. Quindi. Ok, in realtà il pacchettino mi è arrivato già un paio d'ore fa, ma non avevo avuto il piacere di unboxarlo perché stavo in lezione e poi sono dovuta uscire. Quindi lo andiamo ad aprire adesso. Abbiamo qui l'apertura facilitata, quindi vediamo di non filare. Oh, lì, perfetto. E voilà. All'interno il nostro bellissimo sacchettino, anzi scatolino, e non c'è nient'altro. Quindi questo lo buttiamo laggiù e abbiamo qui i nostri auricolari. Ora non si vedranno mai, però Ludos Clamor, come potete vedere, suppongo. Ok, così si vedono. I Ludos Clamor, dietro abbiamo tutto il manuale qui di cose, specifiche degli auricolari e direi di andarli ad aprire. Quindi li apriamo così. Ok, all'interno troviamo un bellissimo sacchettino con cui possiamo portare in giro i nostri auricolari. Poi troviamo gli auricolari in sé, come vedete. E poi troviamo l'adesivo Ludos che ho anche già attaccato sul computer perché, come vi ho detto nelle clip precedenti, avevo già un adesivo. E questo pezzo di plastica che possiamo buttare via. E poi ovviamente abbiamo i gommini di ricambio per adattare gli auricolari al nostro padiglione auricolare. Gli auricolari, come vedete, sono questi in tutto il loro splendore. E poi vabbè, qua abbiamo i vari ringraziamenti. Per quanto riguarda la forma, come vedete, adesso è più tondeggiante, invece prima era più squadrata, diciamo.
E poi vabbè, c'è sempre il copri cavo, il copri jack e questa simpatica plastica per attaccare il filo in modo che non si aggrovigli malissimo nello scatolo. Inoltre la scatolina di metallo che danno in dotazione è molto utile perché lo uso per esempio per metterci dentro schedine di memoria e varie altre cose molto utili, anche perché gli auricolari alla fine li uso sempre, quindi non avrebbe senso riporli qua dentro ogni volta. E niente raga, quindi come vi ho detto già all'inizio di questo video, questi auricolari sono davvero molto buoni per ciò che ci devo fare io e poi li ho pagati pochissimo, infatti con un coupon sconto li ho pagati 7,97€, adesso probabilmente saranno nuovamente aumentati di prezzo quando voi starete guardando questo video, però vi ricordo che sotto in caso trovate il referral link dove potrete acquistarli. E niente, io però direi che per questo video può essere tutto e spero che questo video sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto e ci vediamo in futuro per una recensione magari più approfondita di questi regolari. Bella!